tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Joker. Siamo tornati, signori, su UFC 2, signori. Siamo qua con 127.649 fan, signori. Quindi stiamo andando veramente bene, sto gioco. È un po' che non lo porto, ragazzi, mi dispiace, perché comunque volevo portarvi WWE, signori, ma veramente non ho proprio la minima possibilità. Non riesco a recuperare i salvataggi. Ci sto provando a portarvi WWE, ma non riesco. Ci proverò ancora, quindi speriamo. E vediamo un attimo. Ragazzi, allora, vediamo un attimo. Qui abbiamo un avversario con valutazioni 83. Lui c'ha 76 e questo 77. Raga, andasse a schiantare contro questo che sta 83, secondo me è un suicidio, raga, secondo me. Cioè, noi siamo neanche al 76, pure noi andiamo a buttarci contro un zolli che c'ha 83. Ma vaffanculo, 83, ma io te rompo il culo, capito? Ha sfasciato. Anzi, noi abbiamo 72 neanche, madonna mia, ho fatto una cazzata, raga, all'assurda. Sono a schiantarmi contro uno che c'ha 83, raga. Io sono matto. Io sono proprio matto, ragazzi. Allora, facciamo un po' di esercitazioni, le facciamo simulate, perché almeno così non perdiamo troppo tempo. Ragazzi, io mi raccomando, comunque, per questo gioco veramente spero che vi può interessare un pochino, quindi mi raccomando. Ragazzi, mi raccomando, per forza dobbiamo superare almeno i 10.000 like, ragazzi. Vi chiedo 10.000 like per questo gioco, perché secondo me ne merita molto, 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 molto. Quindi mi raccomando, raga, dai, facciamoci in tempo. Io tanto qua mi vado a simulare un po' tutte queste belle mossicine e ci vediamo tra pochissimo. Ok, signori, siamo prontissimi, possiamo andare all'incontro. Abbiamo fatto un po' di allenamento, perché comunque ce n'è stato richiesto, ma anche perché probabilmente stiamo andando contro uno che c'ha 83, raga, cioè, quindi mi sono fatto proprio i cazzi mia. Vediamo un attimo. Allora, siamo contro lì. Mamma mia, raga, questo per me ci sfonda proprio brutalmente. Mamma mia, Alessandro in trasferta, dai, 70, un 73 contro un 83. Minchia, 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 raga, se vinco questo incontro, porca puttana, dobbiamo spaccare il tasto di like. Ma assolutamente. Sto pronto. Ci siamo, signori. Ci siamo. Madonna, questo già mi mette paura solo quando si mette in posizione. Dai, vieni qua. Oh, sto bastardo è scorrettissimo. No, non mi si è neanche cagato proprio a livello di mano, di niente. Vaffanculo, sa. Allora, raga, vi dico subito che... Oh, cazzo di drago. Madonna, che calcio che mi ha tirato, raga. Vai. Mortacci, che male. Ho provato a dargli qualche destro, raga, perché se lo metto subito KO sarebbe una grandissima cosa per me, eh. Almeno non ci pensiamo troppo. Boom. Mamma mia, ti stavo colpendo in un modo assurdo. Ehi, liscio. Andiamo anche con qualche calcio. Oh, ce l'ha proprio fermato qui. Mortacci tua. Liscio. Aia. Ah, oh. Sta calmo. Ah, mi butti giù, sa? Mi butti giù, sa? Vieni qua. Gamba singola. Te se schiaffo io per te, raga. Perché questo è lotta greco-romana. Questo mi massacra proprio, raga. Questo mi massacra, è lotta greco-romana. È lotta greco-romana. Cazzottone. Cazzottone. Aiuto, no, no. Postura alta, postura alta. Postura alta. Postura alta. Madonna, se lo sbrago così mi sento male. Mi sento male se picco così. Mi sento male se picco così. Mi sento male. Eccolo. Mamma mia, raga. Come va a vincere il giocherino? Buoni tutti. Come va a vincere il giocherino, ragazzi? Fermi tutti, lo disintegro proprio al primissimo round. Mamma mia, raga. Al primissimo round. Mamma mia, quando vai in quando ne metti in posizione dominante, ragazzi, li massacri proprio. Qualcosa di assurdo. Quando stai in posizione dominante è qualcosa di assurdo, raga. Giocherino va a disintegrare il suo avversario. Primo match, prima vittoria in neanche un minuto, raga, neanche in un minuto è stata, dai. Abbiamo rotto il culo a un 83, signori, e ci prendiamo molti fan e molti punti esperienza. Allora, ci siamo portati comunque a casa un incontro veramente molto buono, raga, perché alla fine abbiamo battuto non uno da poco, raga, secondo me. Anche se comunque mi sembra che comunque lui, da come l'avete visto, con i colpi che ci dava, raga, cioè, ci ha dato un calcio, ci ha smontato proprio, ci ha smolecolizzato. È la madonna. Questo 87. 77, 87, 84. Dai, un 80. In piedi 95, raga, eh. A terra 69. Quindi questo lo possiamo buttare a terra e andare a rompere il culo per terra. Però questo ci dà un cazzotto fatto bene. Un carcio ci smonta. Ci smonta in un modo incredibile. Dai, andiamoci a allenare e andiamo a farci questo secondo incontro
Intanto sì, alleniamoci, io vado un po' a simulare qualcosina. Dobbiamo aumentare un pochino la difesa da strangolamento, raga, perché non abbiamo proprio nulla. Ok, ci siamo, possiamo andare all'incontro, speriamo di farcela. Il mio obiettivo, ragazzi, qua sicuramente è che se stiamo in piedi ci potrebbe distruggere proprio in un modo incredibile, perché ha 95-85 da in piedi. Quindi sarà molto molto tosto. La cosa mia è prenderlo, sbatterlo per terra come abbiamo fatto con questo il primo incontro, e comunque andarlo a massacrare per terra, perché comunque lui in difesa da terra non ha nulla, 69, raga, quindi potremmo farcela in questo modo. Se no da in piedi, secondo me ci dà un destro, un calcio, ci smonta e ci smolecola proprio assolutamente. Siamo pronti, signori. Vieni qua. Ah, almeno questo un po' di rispetto ce l'ha, eh. Ok, l'abbiamo già lisciato, sta cosa non mi piace. Ecco, madonna mia che male che fanno questo. Questo è pure infatti è bello veloce, raga. Vai, dai. Liscio come il piscio. Oh, stai calmo. Stai calmo. Vediamoci un pochino di... Oh, gli stavo dando un calcione, dico fermate. Bello, vieni qua, diamolo, allontaniamo. Oh, interessante qui. Oh, tacci tu che male. Vieni qua. Arca troia, gli stavo dando un bel gancetto girato là. Questo è velocissimo, raga. Eccolo, questo te volevo. Oh, state calmo qua. A Gisbaldo. Mamma mia, che cazzotto. Oddio santo, mi ha smontato proprio. Ma calcolate, hai visto le molecole? Ecco, non ce l'ho più. Me l'ha tolto tutto questo. E la madò. Prendiamolo. Gamba singola, signori. Sbattiamola a terra. È l'unico modo per farcela, signori. Sembra brutto, ma è l'unico modo. Eccolo, vedi che sta quasi per cascare, dai. Sta quasi per andare via. Vieni qua. Oh, mortacciolo, come mi hai visto questo? Oh, cazzo, raga, come mi ha girato questo, raga? Seduto sul posteriore, però può essere che lo strozzo pure, portaggia la miseria. Te strozzo. Mataleon, signori, eccola qua, signori. Vediamo un po' se ce la facciamo. Niente, ce l'ha tolta. Ci riproviamo o no? Ce l'ha proprio tolta sto giro. Guardia piena. Rialziamoci a sto punto, rialziamoci un attimo, raga. Questo è tosto. Vai con sti cazzotti. Oh no, l'abbiamo proprio lisciato. Vai, madonna mia, secondo round. Questo è tosto, ma lo stiamo massacrando comunque, eh. Gliene stiamo dando di Sberloff. Vieni qua che ti do anche il resto. Dai, secondo incontro, ragazzi. Questo è nostro, è carne trita, raga. È carne trita. Oh, cazzo. Ci spraga se ci prende. Minchia, tutto rosso, so, raga. Cazzo. Minchia, ci sta facendo male. Immaginavo proprio. Che recuperi qua. Ci ha steso proprio, raga. Mamma mia, che sberle che ci ha dato. È stato un incontro a rischio, raga. Un incontro molto rischioso, però gli abbiamo fatto male, eh. Ci ha detto male. Mi sono scoperto un attimino. Guarda qua che ma guarda che mi ha dato, raga. Cioè, guarda che sbemma. Arco te. Mi ha dato una sberloffa, raga, assurda. Cioè, guarda. Pam! Ci ha preso paro proprio. Porco due, che mazzata, raga. Ci ha detto male. Cioè, non è che ci ha detto male. Abbiamo rischiato tantissimo, raga. Abbiamo proprio rischiato tantissimo. Ci siamo andati a prendere uno che c'ha 84. Cioè, porco due. Noi siamo 74, a meno a malapena. Secondo incontro è andato leggermente malino. Ma proprio, guarda, leggermente. Peccato. Comunque, signori, che dire, io questo appuntamento può terminare qua. Fine. Terminiamo con delle sberloffe incredibili. Abbiamo preso delle botte assurde. È meglio rimanere a questo punto con lottatori di stesso livello. Però ci ho voluto provare, ragazzi. Ci ha detto abbastanza maluccio.
Comunque signori, questo video può terminare qua, io spero che vi sia. Mi raccomando, un bel pollice in su, commentate, condividete questo video, passate la pagina Facebook, Instagram, sempre in descrizione. Ci vediamo domani con i prossimi appuntamenti con Nest. Alle ore 14:19 non mancate, vi invito a passare anche su Instant Gaming per sconti sui giochi, ragazzi, quindi potete comprare qualsiasi tipo di gioco scontato, qua sotto sempre il link, e anche il mio shop online, sempre qua sotto il link. Mi raccomando, non vi scordate. Ciao signori.